Abbiamo aspettato per poter avere un po' più a disposizione Valentino, che ha fatto tutto quello che si poteva fare in pista. Credo che questa sia la cosa più importante del tuo lavoro, anche parlando poi con Matteo Flaminia, ha detto quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto. Vale. Sì, sì, è vero. E è stata una stagione veramente bella, perché e ci siamo costruiti questa possibilità di lottare per il campionato già dalla prima gara, e sono stato sempre competitivo, sempre bravo in gara e non ho mai sbagliato. E nella seconda parte di stagione, per dire tutto, Orga è stato molto bravo, e però fino a quando le cose sono andate normalmente ero in testa fino a Motegi con 18 punti, no? E avevo una grande possibilità di vincere, ma da Phillip Island è successo qualcosa di strano che nessuno si sarebbe aspettato. Il comportamento di Marquez è stato una cosa veramente imbarazzante e bruttissimo per il nostro sport, una cosa che non era mai successo prima, una cosa che nessuno si aspettava. E già da Phillip Island ha cominciato a fare il guardiaspalle di Lorenzo, e quindi io mi sono venuto a trovare nella situazione di dover lottare con due piloti, no? Che tra l'altro molto forti. E da lì tutto è cambiato, perché è stata una variabile che nessuno si aspettava, no? E l'unica cosa che sono contento è che anche oggi tutti hanno visto qual era il loro piano, no? Che era già iniziato a Phillip Island. E sinceramente mi rende molto triste, e penso che il nostro sport abbia fatto una figura bruttissima per tutta la gente che guarda. E non capisco sinceramente il comportamento della Honda, che permette a un suo pilota di appositamente far vincere una Yamaha e oltretutto non far vincere neanche l'altra Honda, perché oggi Marquez ha tirato fuori gli artigli solo col suo compagno di squadra, rischiando anche di buttarlo fuori. E boh, spero che questo comportamento con l'andare del tempo gli si rivolti contro, cioè che fra qualche mese capisca quello che ha fatto, ecco. E per chiudere, Lorenzo è molto bravo e sarebbe stato bello giocarselo ad armi pari, giocarselo in pista, avrei potuto vincere o perdere, ma così è veramente una cosa brutta, e penso che neanche lui non deve essere tanto contento.